Questo programma è offerto da Villa Abate, intimidazione ai vigili, danneggiata l'auto del comandante. Palermo, sorpreso a rubare in sacrestia, arrestato tunisino. Pantelleria, ritrovati i resti archeologici di una flotta punica. Palermo Agrigento, in 3 anni cambierà il volto, lavori per 300 milioni di euro. Ospite del giorno, professore Pietro Rammacca. Benvenuti al videogiornale di Canale 8, come avete sentito dai nostri titoli, anche per questa edizione di sabato 29 giugno, parecchia cronaca, quindi filmati e soprattutto il nostro consueto ospite del giorno a chiusura del nostro videogiornale. Bene, partiamo con la prima notizia che giunge da Villa Abate. Abbiamo anche il servizio, l'articolo che è uscito questa mattina sul giornale di Sicilia con la foto del comandante dei vigili urbani del comune di Villa Abate, Giuseppe Tuzzolino, intimidazione ai vigili, questo è il titolo che ha titolato stamattina il giornale Sicilia, danneggiata l'auto del comandante, quindi un atto davvero increscioso, insomma, oserei dire proprio questa frase, che ha dovuto subire il comandante dei vigili urbani Giuseppe Tuzzolino. Infatti la sua macchina personale è stata trovata con almeno una quindicina di fori, quindi l'atto intimidatorio è abbastanza grave, abbastanza serio. Nell'articolo viene illustrato appunto dal sindaco diversi passaggi da quando lui è comandante per quello che lui sta facendo in questi giorni, quindi momenti sicuramente non felici per quanto è successo. A tal proposito naturalmente giungono solidarietà da parte di diversi partiti, diversi amici, diversi conoscenti verso la persona del comandante Tuzzolino. Tra questi ricordiamo anche il gruppo consiliare Lavoro, Famiglia e Solidarietà, che si unisce naturalmente al comandante dei vigili. Proprio il gruppo consiliare Lavoro, Famiglia e Solidarietà sarà presente nella edizione che curerò io martedì prossimo qui nei nostri studi, quindi avremo sicuramente uno dei tre consiglieri, o Giuseppe Arculeo, Rosanna Caruso o Andrea Pericone, così ci hanno assicurato dal gruppo. Bene, per quanto riguarda Villa Abate abbiamo già detto, adesso ci trasferiamo a Palermo
sorpreso a rubare all'interno della sagrestia della parrocchia San Giuseppe Cafasso in via dei Benedettini di fronte all'ospedale dei bambini a Palermo. I carabinieri hanno arrestato Muldi Anza, tunisino di 33 anni. I militari stavano transitando nella via durante il servizio di controllo del territorio quando hanno notato due uomini che si inseguivano per strada. L'inseguitore, appena vista l'auto dei carabinieri, ha richiamato la loro attenzione, riferendo che il fuggitivo aveva appena cercato di rubare all'interno della parrocchia. I carabinieri riuscivano a raggiungere il giovane bloccandolo. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'extracomunitario poco prima si era introdotto all'interno della chiesa chiedendo di utilizzare i servizi igienici. Passiamo adesso a Pantelleria, quindi un pochettino di strada la facciamo. Ritrovati i resti archeologici di una flotta punica. Resti appunto di una flotta punica sono stati trovati a circa 60 metri di profondità nei fondali di Pantelleria durante un progetto di ricerca coordinato dal Consorzio Pantelleria. Ricerche e dalla Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana. Si tratta di 30 ancore di piombo, 4 anfore e 4 lingotti, sempre di piombo di diversa tipologia. Bene, adesso è venuto il momento da dedicare al primo sacchetto pubblicitario. Seguiamolo assieme. Magic School 2, un posto magico per il tuo bambino. Troverai tutti gli ambienti adatti per rendere confortevole la permanenza del tuo piccolo. La nostra struttura è studiata rispettando le norme più severe in termini di sicurezza, igiene e salute. Abbiamo lo spazio relax, sezione per il pranzo, le attività a tavolino e l'area dedicata alla nanna. Nella nostra cucina possiamo soddisfare le esigenze alimentari di ogni bambino. Grazie al personale competente e all'assenza di barriere architettoniche, possiamo accogliere ogni tipo di disabilità. Siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, con prolungamento orario a richiesta. Il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Magic School 2, Ficarazzi, via Giovanni Meli, 8. G&D Shopping di Marsala. Il numero uno del risparmio. I migliori marchi a prezzi imbattibili. L'imperatore dei detersivi ti propone il servizio a domicilio. G&D Shopping in nuova apertura in via Consolare 29, Bagheria. Carrozzeria moderna di Natale Francesco Alaimo. Centro marmitte, restauro auto d'epoca, auto sostitutiva, deleghe assicurative. Puoi trovare un ampio parcheggio custodito a prezzi agevolati. Soccorso stradale 24 ore su 24, autorizzato auto assistance. Ci puoi trovare in via Giulio Cesare a Villa Abate, Palermo. Salon Dolce Vita di Claudio La Rosa, un ambiente accogliente e raffinato, dove ogni uomo può cambiare il suo look. Professionalità e cortesia a tuo servizio, specialista per la cura del capello. Esclusivista Color Bug, primo colore in cipria. Salon Dolce Vita di Claudio La Rosa, via L'Europa 96, Villa Abate, Palermo. Per info e prenotazioni 327-02-31-043. Bene, adesso ritorniamo dopo la pubblicità, ci portiamo a Ficarazzi dove
Il Comune ci fa sapere che è convocato per il 4 di luglio alle ore 21 il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Aeroporto di Palermo, Fabio Giambrone al posto di Giuseppe Modica nel Consiglio di Amministrazione della GESAP. Il Consiglio di Amministrazione della GESAP ha oggi preso atto delle dimissioni del Presidente Giuseppe Modica, che da qualche settimana ha assunto l'incarico di Presidente dell'AMAT. Al posto di Modica, il Consiglio di Amministrazione ha deciso la cooptazione di Fabio Giambrone. Il sindaco Orlando ha ringraziato Modica per il prezioso lavoro svolto in questi mesi e per il rilancio dell'azienda, un impegno che prosegue nell'azienda per i trasporti. Adesso ancora a Palermo, guasto alla tubatura di Viale Caltagirone a Borgo Nuovo senza acqua, no? Borgo Nuovo senza acqua a causa di un guasto nella tubazione di Viale Caltagirone. L'interruzione idrica è cominciata nella tarda mattinata di oggi. La squadra di pronto intervento dell'AMAP è intervenuta per tamponare il guasto e mettere in sicurezza i luoghi adiacenti alla tubazione. Adesso ci portiamo sulla Palermo Agrigento, lavori per 300 milioni di euro. In 3 anni cambierà per l'appunto il volto della famosa Palermo Agrigento. L'appuntamento è fissato per la fine del 2016, quando finalmente, secondo l'ANAS, saranno pronti i primi 34 km della nuova Palermo Agrigento, persino 8 km con 4 corsie, con un'autostrada e niente pericolosi svincoli a raso, annunciati nel 2016. 11 come imminenti, adesso i lavori da quasi 300 milioni di euro sono partiti e rappresentano il primo faticoso passo avanti per cancellare uno dei buchi neri della viabilità dell'isola, quei 127 chilometri delle statali 121 Catanese e 189 della Valle dei Platani che per anni hanno diviso più che unire Palermo ed Agrigento. Passiamo ancora, anzi torniamo nuovamente a Ficarazzi, abbiamo questa notizia che si riferisce a domani. L'amministrazione Martorana l'ha definita la giornata ecologica per eccellenza, quella che si svolgerà domenica 30 giugno, quindi domani alle ore 9:30. Si chiama Hippobike, un momento di incontro per bambini e adulti che amano l'ecologia e che intendono liberarsi almeno per qualche ora dal suono stordito di auto e moto. Hippobike unisce e coniuga l'amore per la bici con quello per il cavallo, entrambi mezzi di trasporto ecologici che agevolano l'attività motoria e il contatto con la natura. Nuovamente su Villabate le nostre attenzioni. Ieri sera si è conclusa la 3 giorni del teatro in piazza. Ricordiamo il 14 aveva iniziato con Totò Troia, con la commedia brillante A famiglia di Fittusa, poi il 21 è stata la volta di Simone Alaimo con A banchina d'incanto e ieri sera conclusione con la regia di Nino Pitarresi in Prestami a Tomochieri. Ieri sera c'è stato il quasi tutto esaurito in piazza della regione, quindi complimenti a chi ha organizzato questa 3 giorni. Sicuramente anche un plauso va al sito Io amo Villabate e quindi a tutti coloro che si sono adoperati per questa 3 giorni. Sicuramente è riuscita. Abbiamo la possibilità di farvi vedere sicuramente anche una foto, mentre passiamo adesso al secondo stacchetto pubblicitario. Gio è abbigliamento elegante, fashion e trendy. Da noi troverai le migliori marche come Calvin Klein, Guess, Silvia Nitsch, Danny Rose, Sorbino, Notting Hill e Taglia 42. Troverai anche un assortito reparto outlet delle migliori marche. Gio è. Siamo in Corso Vittorio Emanuele 526, Villa Abate, Palermo.
Farmacia della dottoressa Antonietta Musumeci, nasce per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Troverai un vasto reparto dedicato alla bellezza e cura della pelle e del viso. Ampia la gamma dei servizi offerti: autoanalisi del sangue, test cutaneo, test diabetico. Dalla dottoressa Musumeci potrai trovare i prodotti omeopatici, veterinari, fitoterapici, integratori, alimenti specifici per dietetica e prodotti per l'infanzia. Farmacia Musumeci, Portella di Mare, piazza 12 gennaio numero 6. Ritorniamo in studio, è venuto il momento da dedicare all'ospite del giorno. Per me è un grandissimo piacere ritrovare qui in studio un vecchio amico, vecchio in senso affettuoso soprattutto. Allora, professor Pietro Rammacca, preside della scuola media Luigi Pirandello di Figarazzi. Allora, Pietro, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da tantissimi anni, non diciamo quanto, altrimenti sveleremo altre altarine che non ci conviene. Carta d'identità. Allora, la scuola praticamente finisce domani, giorno 30 giugno, quindi possiamo già tirare un po' le somme. Sì, sì. Ecco, com'è stato secondo te il bilancio di questa annata, di questo anno scolastico 2012-2013? È sempre un po' difficile, diciamo, fare bilanci trattandosi di persone, quindi di materiale umano. Un bilancio sulle cose e su fatti economici per certi versi è più facile, anche se per questi tempi è anche un po' difficile. Devo dire però comunque che i risultati per noi sono abbastanza positivi, soddisfacenti. Certo, la scuola media è il primo segmento della scuola italiana in cui cominciano a vedersi bocciature, diciamo così. La scuola elementare in genere di norma non boccia più, tranne in casi, come dice la legge, eccezionali e dimostrabili, insomma, cioè veramente devono essere motivati, ecco. Per agevolare il percorso di inserimento, di costruzione della persona nel bambino. Alla scuola media cominciano a farsi anche dei conti, delle posizioni sommative, per cui magari qualcuno viene fermato. Devo dire però comunque che noi siamo dentro i limiti della media nazionale e al di sotto della media regionale per la bocciature, quindi per la mortalità scolastica. Ecco. Quindi questo ci conforta per l'azione didattica svolta e che riteniamo essere abbastanza adeguata, positiva e confortante per questo. Quindi aspetti positivi e aspetti negativi. Aspetti positivi, cioè si parte sempre un po' dalla negatività, se vogliamo, no? Almeno per come personalmente vivo da tanti anni la scuola. Ogni momento nella scuola è e rimane un momento educativo, dalla lezione, dalla interrogazione, dal risultato dell'anno scolastico. Non fermiamo mai un alunno per fermare perché il risultato assoluto è negativo. Noi fermiamo se riusciamo a pensare che quell'individuo, quel ragazzo, quella persona, perché di questo si tratta, è in un certo qual modo, diciamo tra virgolette, recuperabile nel senso scolastico del termine, no? Diversamente, se ci proviamo una volta, insomma, in genere non ci proviamo più. Quando sono venuto a Figarazzi è capitato che ho trovato diverse ragazze con più bocciature, eccetera, che certamente stretto iure ci sta, nel senso che se i risultati sono negativi non è che è illegale o illegittimo, ma non ritengo che sia, diciamo, un percorso realmente personalizzato di un cursus degli studi per un alunno, insomma, ecco. Noi siamo sempre una scuola dell'obbligo, dobbiamo guardare quindi più che altro alla persona e l'intervento da questo punto di vista è personalizzato, cioè individuato per la persona e per quella persona, nei limiti naturalmente dei contesti, delle strutture, dei mezzi, degli strumenti. Noi siamo per certi versi
una cittadina un po' fortunata da questo punto di vista. L'attenzione della pubblica amministrazione, almeno a mia memoria, che ho frequentato per diversi anni, ha sempre avuto un'attenzione particolare. I provvedimenti presi sono stati sempre presi all'unanimità nei confronti della scuola da parte della pubblica amministrazione. Questo ha un po' agevolato, devo dire, il percorso. Gli edifici sono abbastanza adeguati strutturalmente, c'è qualche cosa, insomma, da vedere in via dell'aria, visto che sono in questo momento anche reggente alla scuola elementare per altre ragioni, magari poi se ne parlerà in seguito di questa, al seguito di questa intervista. Sì. Però diciamo che tutto sommato siamo messi, tra virgolette, bene, tra virgolette, perché l'ottimo è un'altra cosa. Adesso alla scuola della media manca una palestra. Ci può stare, no? Ci può, però dico, possiamo lavorare. Ecco, questo. Ecco, senti, oltre a, tu mi stavi quasi soffiando la mia prossima domanda, oltre ad essere preside della scuola media Luigi Pirandello, hai anche qualche altro incarico? Oh, questo, ne vuoi parlare? Sì, cioè momentaneamente, diciamo, da quando un po' è successo questo fatto tragico che ci ha colpito nella scomparsa della Gabriella, della collega e amica Gabriella Filippone, che ha colpito un po' tutto il paese, insomma, in 17 anni è stata lei qua in questa nostra città, devo dire, lavorando bene, lavorando per i cittadini. Ha avuto anche... L'hai conosciuta? Per ma sicuramente, sì, la conoscevo già quando ero vicepreside, già lei era preside qua, e anche se era più piccola di me. Una figura molto importante, intelligente, attiva, molto dinamica nello svolgere la sua azione. Ha lasciato quindi, sicuramente tanto... Ma sicuramente, la scuola figarazzese, la città, si è avvalsa di questa sua preparazione, di questa sua prontezza anche nell'affrontare le problematiche della scuola figarazzese. Insomma, insieme un pochino ci... Ogni tanto, non dico che ci piangevamo addosso, insomma, ci raccontavamo delle cose, le cose che non vanno, che ci potrebbero essere e che però, insomma, in questo momento... Non vedo... Esatto. Non... Senti, dalla scuola alla politica il passo com'è, breve o lungo? Sta a te valutarlo, Pietro. Allora, Eugenio, tu sai bene profondamente dell'animo, insomma, tu hai un po' avuto pure trascorsi di queste, ci conosciamo da tanti anni. Ritengo che l'uomo è animale politico, lo diceva un grande filosofo dell'antichità, per cui non sto qui a dire qualcosa di nuovo, evidentemente, però intendo per politica l'azione di ogni giorno di ogni cittadino, quello è, dovrebbe essere. Tu compri un giornale, compri un'informazione, in fondo compri un gesto politico molto, molto significativo e importante, no? Perché la stampa ti orienta, il libro ti orienta, la televisione ti orienta. Siamo in televisione, sì, cerchiamo, ecco. Io non voglio orientare nessuno, però dico, il passo è breve e il mio impegno politico c'è sempre stato, perché la politica la ritengo lo strumento della gestione della società. La politica più democratica si costruisce, meglio è, perché si dà spazio alle persone, agli individui della città di organizzare la propria città. Quello che lamento io appunto è questa assenza, magari. La lamentela c'è sempre, no? È facile lamentarsi, ma la presenza è difficile. Raccogliere consenso non tanto nel per il proprio partito, per la propria idea, che ci vuole pure evidentemente, no? Uno crede in una idea e la propone, ma raccogliere consenso nell'attività politica è molto difficile oggi, cioè l'astensionismo per esempio delle ultime elezioni, no? Provocano probabilmente l'ascesa di uno che non è maggioranza, e non è molto significativo uno che non è maggioranza, e magari poi pensa di essere un tutto, no? E agisce quasi da solo con le nuove norme che non sono, insomma, qui è discutibile un po', il discorso diventerebbe lungo, sì, secondo la mia impostazione, sì, le nuove norme di elezione dirette, sì, di sindaci, di rappresentanti di regione, sì, di tutto, certamente danno spazi di potere enorme, sì, in un contesto in cui però l'elezione si rivela, non dico un flop, ma a metà,
perché se vota il 50% delle persone, neanche il 51%, che già una, per noi almeno siamo abituati a percentuale molto più alta. Dico che non è significativa una maggioranza relativa dentro un 50%. Ha un significato, sì, valido sicuramente, per carità, nessuno ti mette in dubbio, però ritengo che percentuali migliori possano dare una realtà differente, insomma, ecco. Senti Pietro, qualche domenica fa ci siamo ritrovati sì. tutti assieme nell'aula del Consiglio Comunale, dove praticamente c'è stata quella mattina una riunione del PD. In quell'occasione ho avuto il piacere di intervistare sia Davide Faraone sia il segretario provinciale Di Girolamo e anche te. Sì. Ma dico, si è parlato, si è discusso, si è detto, ma cosa è successo? È quello che mi induce a dire non ho sentito più nessuno. E mi sembrava invece che c'era una impellenza di pubblicizzare ulteriormente il PD e soprattutto di fare un tesseramento per il 2013 che è urgente e necessario anche per aprire uno spazio di democraticità e di democrazia all'interno, ma che serve ulteriormente a preparare probabilmente i quadri che andranno alla grande assemblea della elezione del segretario nazionale. E parte anche da qui. Certamente, probabilmente noi non avremo. Forse, però chissà, potremmo pure averlo un rappresentante che vada a votare all'Assemblea nazionale, ma probabilmente no, ma per le assemblee provinciali sicuro, che sono insomma un po' a catena quelli che poi fanno quei 1000 grandi elettori della segreteria nazionale. Quindi insomma, ribadisco, da quindi, quella domenica sì, sono passate mi pare sì, tre settimane, sì, tre, quattro abbondanti, non ti posso dare purtroppo nessuna notizia. Io almeno non ho avuto modo di essere, mentre ero stato interpellato telefonicamente, non solo, ma anche deviso in quei giorni abbastanza... frequente in 2 o 3 giorni, adesso invece in 3 settimane tutto tace e questo non è un buon viatico per noi. Non è un buon segnale. No, perché noi così restiamo sempre lontani dalla popolazione. Sì, io non sono, dico, il PD non è parco di idee, sicuramente, è ricco di idee ed è un buon banco di prova. Grandi città, molto fiorenti, sono amministrate dal PD. Noi qui siamo un'elite, una piccola minoranza e ritengo che questo è il grave difetto, non riusciamo a radicarci, qualcuno si dovrebbe interrogare, perché se un partito di maggioranza come è stato il PD con tutti gli annessi e connessi, risvolte, ha vinto o non ha vinto, questo io lo scarto a priori, ma che è un partito certamente numericamente significativo nel paese e che si è presentato prima forza in tutta la nazione, se in paese da noi, a Figarazzi, noi non riusciamo a prendere se non appena 500 voti scarsi, anche meno, su 12.000 abitanti, ritengo che noi abbiamo molto da fare e da sbracciarci, piuttosto che andare interrogando tizio e caio se quale equilibrio dobbiamo raggiungere. Qua ci sono pochi equilibri, insomma. Quindi, per chiudere questo puzzle per quanto concerne l'ospite nostro gratissimo. Sì, grazie Eugenio, ti ringrazio. Mi hai invitato, sono venuto con piacere. Grazie. Abbiamo parlato naturalmente di scuola, perché sei preside della scuola media Luigi Pirandello, abbiamo toccato anche il tasto del PD, però naturalmente quest'altra domanda, che poi è quella conclusiva, te la devo pur fare. Sei stato in amministrazione qui a Figarazzi, dove hai ricoperto diversi ruoli, sì, diciamo come consigliere, sì, come assessore, sì, come sindaco e quant'altro. Ecco, i tuoi ricordi brevemente e cosa avresti da suggerire a questa attuale amministrazione che è pilotata da Paolo Martorana, al quale faccio gli auguri perché oggi è San Pietro e Paolo, faccio ti ringrazio. E naturalmente se permette anche al nostro presidentissimo Pietro Giorroso. Ciao Pietro, auguri. Grazie, allora, ciao Pietro, anche allora, a te. Dimmi, io intanto dicevo questo, intanto sono l'ultimo sindaco della vecchia legge, eletto, no, a Figarazzi, quindi diciamo ormai sono trascorsi parecchi anni. In questa consiliatura non sono
rappresentante di nessuno perché non sono stato candidato, non, eccetera. C'è stato un tentativo anche lì, insomma, ce l'abbiamo messa tutta per non inquagliare nulla. Ne hai viste di tutti i colori. Però dicevo questo, sì, ne ho viste. Insomma, io non sono poi tanto fautore del nuovo corso, insomma, questi ultimi 20 anni non è che mi hanno visto molto in prima linea. Non solo in prima linea, ma molto entusiasta del nuovo corso elezioni dirette, insomma, eccetera, perché l'elezione diretta è una gran bella cosa. Ma ritengo che probabilmente la maturità per questo sistema è ancora da, da venire, insomma, ecco, da questo punto di vista la penso un po' come altri, come Scalfari e qualche altro, insomma, la vecchia Repubblica, secondo me, la prima Repubblica ancora regge dal punto di vista culturale. Sta seconda, insomma, mi sembra che ancora deve essere un po' partorita meglio, insomma, ecco. Mi auguro che, grazie anche agli interventi ultimi del presidente Napolitano, che con tanto sacrificio e intelligenza e sapienza riesca a far partorire qualche riforma importante nel nostro paese. Quindi, fiore all'occhiello, per Ficarazzi rimane la pulizia, al contrario di altri comuni che sono veramente inguardabili. Quindi un plauso va sicuramente. Allora, questo sicuramente per noi cittadini che viviamo tutti i giorni è un motivo di vanto, insomma, diciamo che è un motivo di soddisfazione il vedersi le strade pulite, non lo sconcio che c'è un po' dappertutto, ma questo non vuol dire che, come dire, non è un bicchiere mezzo pieno. E purtroppo qui io invece spendo una parola molto diversa, insomma, ecco, mi invito un pochino. Sì, più che altro non perché avevo previsto chissà che, ma che noi ci saremmo sicuramente indebitati, tutti i comuni, e che questo sistema ci portava al collasso, l'ho previsto dal 2007, quando mi sono dimesso da assessore della Giunta Cannizzaro, dopo poco meno di un anno, non vedendo partorire nulla di importante, di interessante, se non queste cose, ecco. Io rimprovero alla politica dei nostri comuni l'essere lontana dalle esigenze e dal vedere oltre e dalla incapacità di vedere oltre la barriera. Cioè, rimprovero l'assenza dell'interesse pubblico. Ed è molto grave quello che dico, però lo penso in tutta coscienza, perché l'interesse pubblico non si fa perché mi occupo di cosa pubblica. Devo capire qual è lo spirito dell'interesse pubblico. L'interesse pubblico non è imbarcare. E certo, ora c'è chi è rimasto disoccupato e chi era disoccupato prima è un dramma, è una tragedia sicuramente. Ma non si poteva prevedere che tutta questa gente era un ingolfamento alle casse pubbliche. E stiamo dissestando le casse dei comuni, della provincia, insomma. Cioè è un problema enorme, ci siamo dati una zappa ai piedi. Ma ci voleva chissà quale mente insomma, eccelsa per capire questo. Ecco, allora io vorrei capire perché si è fatto e si è continuato a fare. Io questo l'ho detto in una riunione ristretta di amministratori, l'ho detto, ma nessuno mi ha voluto seguire, quindi per Ficarazzi, perché non ritengo di dare consigli a nessuno. Insomma, io in tutta onestà e modestia mi faccio il mio lavoro, insomma, che credo di fare, insomma, decentemente. Non dico, in modo eccellente, quello che è, mi giudicano gli altri, non sono io che faccio le critiche a me, in positivo o negativo. Personaggio, oserei dire, stimato, conosciuto e benvoluto, il professore Pietro Rammacca, nell'edizione di oggi, ci ha parlato a 360 gradi e di scuola, e di PD, e di amministrazione comunale. Gli auguri glieli abbiamo fatti perché grazie. Ricorre San Pietro. Grazie, Paolo. Eugenio. Anche grazie a voi. Paolo Martorano. Abbiamo dimenticato qualcosa, ma dico, la scuola teoricamente è finita. Tu hai un pochettino staccato la scuola. No, sono impegnatissimo. Con la politica. Ma da domani cosa farà? Pietro Rammacca andrà in vacanza. No, Pietro Rammacca, diciamo, è famoso perché non va in vacanza mai.
Nel senso so, che, nel senso che intanto la scuola continua, non è che chiude, sono certo, uffici pubblici, certo. No? Poi sono impegnato in una commissione d'esame qua all'interno della nostra provincia, della scuola superiore, e finiremo intorno alla prima decina, la prima decade di luglio. E quindi poi ci saranno tutti i passi nuovi del nuovo anno. Il nuovo anno scolastico, come il buon contadino sa arare in autunno per poi mietere. No, e io uso il linguaggio contadino perché sono anche contadino, no? Un tetro non diciamo, anche che lo troviamo in casella. E lì diciamo che sì, bisogna ararlo questo terreno in estate. È l'estate che prepara l'anno scolastico successivo, insomma, nei numeri, nelle cose. Beh, va bene, io ti ringrazio di questa mattinata, Eugenio. Io sono contentissimo di aver avuto oggi nei nostri studi come ospite il professor Pietro Rammacca, un mio carissimo e vecchio, tra virgolette, amico di tanti di gioventù, anni di gioventù, di liceo, possiamo dire. E lo ringrazio tantissimo e quindi a lui auguro sicuramente tante, tante altre belle affermazioni. E quindi un grazie di cuore. No, bene, abbiamo terminato l'angolo del nostro ospite, come nostra abitudine passiamo adesso al meteo. Questo programma è stato offerto da è offerto da è stato offerto da